Siamo qui con Rosa Schiariti, con lei apriamo questa nuova serie di interviste del Museo delle Civiltà dedicate alle persone che in qualche maniera, le persone, le situazioni, le condizioni più in generale, che sono legate agli oggetti che vengono donati al nostro museo. Questa è la prima, diciamo, la prima di queste interviste, con lei apriamo proprio questo nuovo solco. Allora, intanto grazie da parte del museo, questo è evidentemente per questa donazione. Ha avuto problemi, è stata una cosa complessa realizzare proprio dal punto di vista semplicemente burocratico questa donazione, è stato semplice per lei? Come le è venuto in mente, tra l'altro? Ci racconti anche l'origine di questa No, donazione? intanto sono io che ringrazio voi perché per me era diventato veramente quasi un'angoscia il pensiero di dovermi disfare di questo manufatto che mia mamma ha creato con tanto amore, con tanto dispendio di energie, di tempo. E quindi l'idea mi è venuta poi questa idea, siccome io frequento una palestra qui accanto a voi, quindi passo sempre davanti a questo museo. E una mattina passando davanti al museo e stavo pensando co come sistemare questa cosa per me molto importante, e mi è venuta questa idea, ho detto ma chissà, forse magari posso proporre di esporla qui in questo museo, del resto lei ci sta benissimo qui perché è veramente una testimonianza delle arti e delle tradizioni popolari. E così con una semplice telefonata mi sono messa in contatto con il direttore del museo che è stato gentilissimo e mi ha dato subito accoglienza e modo di fare questa donazione, quindi no, è stato tutto veramente molto semplice, io sono la più felice di questa terra. Perfetto, adesso cominciamo a fare noi una scheda, una sorta di scheda, insomma, in qualche modo narrativa, non tecnica, sulla storia di questo appunto Sì, manufatto, sì. prezioso manufatto. L'origine di questa coperta, ci racconti l'origine di questa coperta, insomma, le ragioni Sì, per le quali l'ha composta. allora io sto per compiere 70 anni, quindi stiamo parlando di qualche cosa che avveniva 70 anni fa. E sono la prima figlia di questa coppia di meridionali, di calabresi per l'esattezza. Mio papà era militare e quindi vagava per l'Italia perché ogni 2 anni doveva cambiare sede. E nel periodo di cui stiamo parlando, mia mamma i miei si trovavano a Messina. E io ero nata da pochissimo e nella tradizione popolare si vuole che bisogna preparare un corredo a concio per la figlia femmina. E quindi la mia mamma si è messa lì con santa pazienza, era molto brava nel ricamo e aveva molta abilità manuale e molto amore anche per questo tipo di cose. E quindi lei con grande passione e pazienza ha iniziato a lavorare questa coperta, la cui lavorazione tra l'altro ha preso 4 anni, non è stata una cosa proprio semplicissima, perché tra ricamo, uncinetto e cose varie, e anche ultimamente, siccome sto traslocando, ho trovato tra le sue cose, addirittura dentro un libro dove lei scriveva le sue ricette, ho trovato un appunto che riguardava proprio la coperta nel quale lei aveva scritto la data di inizio della lavorazione, quanto cotone aveva comprato, il prezzo del cotone e poi c'è la fase finale, la data di quando lei l'ha ultimata e così ho scoperto che ci ho messo 4 anni per farla. No? Noi poi di questa generazione non siamo proprio avvezzi al ricamo e la cosa, quindi non abbiamo idea, per cui quando ho letto 4 anni sono rimasta veramente meravigliata. E dopodiché è rimasta sempre nel mio armadio perché sono cose molto importanti e difficili da usare quotidianamente, quindi è rimasta lì addormito per tutti questi 70 anni e adesso io spero che abbia un risveglio glorioso in questo museo. Ci racconti un po' anche di sua madre, dove è nata, ma una sorta di piccola storia di sua Ah madre. sì, allora mia mamma è nata in un piccolo paese della Calabria che si chiama Joppolo,
si è sposata giovane, avrà avuto 20 anni quando lei si è sposata, perché mio papà militare in una delle sue licenze, rientrando appunto in Calabria, lui ormai aveva 30 anni, quindi si era deciso in famiglia che era ora che prendesse moglie e gli hanno presentato mia mamma e lui è rimasto colpito dalla semplicità ed anche dalla bellezza della mia mamma e quindi si sono sposati. Anzi, hanno dovuto un po' imbrogliare sulle date perché mia mamma non era ancora maggiorenne, appunto aveva 20 anni, invece all'epoca, non so, nelle usanze dei militari la sposa doveva essere maggiorenne. Insomma, non ho capito perché comunque c'è questo aneddoto simpatico del fatto che mia mamma figurava nei documenti, nata nel 1926, mentre lei ci teneva a dire che era stato fatto un mezzo imbroglio per poter fare per le carte del matrimonio, ma lei era del 27, non era del 26. E, dopodiché, quindi, si sono sposati e hanno cominciato a girare l'Italia insieme, dicevo, per questo fatto della professione del mio papà. E, una cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che quando lei mi aspettava, loro erano a Gorizia. Però una delle tradizioni sempre dell'epoca, Barbara, secondo me Barbara, era che primo figlio dovesse nascere nella casa neanche materna, ma nella casa paterna. Quindi mia mamma con un pancione di 8 mesi è partita da Gorizia per andare giù in Calabria e per partorire nella casa della suocera, neanche della mamma. Questo lo trovo veramente stranissimo. Meno male che lei aveva un rapporto splendido con la suocera la amava come una figlia e quindi per lei è stato comunque bello partorire nella casa dei suoceri e sono nata io e a 40 giorni mi hanno riportato su a Gorizia. Quindi io il mio primo viaggio l'ho fatto attraversando l'Italia da Gorizia alla Calabria. E poi dopo da Gorizia subito è avvenuto il trasferimento a Messina e lì ha cominciato a ricamare questa coperta. E, che altro dire di mia mamma? Come ho detto prima, era molto, veramente molto brava e molto paziente, anche perché per fare lavori di questo genere di 4 anni, io se penso che lo dovessi fare io, veramente ci vuole una pazienza incredibile e un'abilità incredibile. Ma lei aveva queste cose, poi lei non lavorava e quindi aveva anche il tempo e il modo di dedicarsi a questo. Ma le ha trasmesso, per esempio, delle cose sulla sua infanzia, sulla sua adolescenza, degli aneddoti, che se si ricorda di sua madre, che l'ha trasferito in qualche maniera, perché a volte nelle famiglie ci sono, no, degli aneddoti ricorrenti sulla scuola, sul paese, sull'educazione, oppure su delle cose che hanno caratterizzato il ritmo della sua vita, a volte, ecco, Beh, sicuramente parlando. lei per esempio queste abilità le ha acquisite perché una Ecco, esatto. delle voglio dire, le figlie femmine soprattutto a una certa età venivano mandate a imparare a cucire e a ricamare. E quindi lei era dotata naturalmente, però lei aveva acquisito questa abilità proprio alle scuole di ricamo e addirittura bisognava andare da un paese all'altro, bisognava prendere il treno per andare in queste scuole di ricamo, che era una vera e propria sorta di istruzione, come il figlio maschio si mandava a studiare e se uno abitava in un piccolo paese ovviamente doveva spostarsi perché la scuola era in un paese più grande. E così la figlia femmina veniva mandata, dopo la scuola elementare obbligatoria, diciamo, e veniva poi mandata a imparare a cucire e a ricamare in un altro paese. Quindi mamma mi raccontava che lei prendeva sempre il treno per andare a Tropea, che è vicino al paese di mia mamma, dove andava a imparare a ricamare. E poi mi raccontava che, per esempio, quando la sua mamma, doveva comprare degli abiti, rinnovare il guardaroba, si partiva per Messina o Reggio.
cioè non c'erano altri posti, si andava a Reggio Calabria, che vuol dire sono 100 chilometri da dove abitava mia mamma, però era una grande festa, si andava col treno e si sceglievano non abiti confezionati, si sceglievano stoffe che poi venivano confezionati in abiti. E però quella era una grande festa e nella famiglia di mia mamma erano due sorelle e tre fratelli e lei mi raccontava sempre che c'era grande differenza tra lei e la sorella perché la mamma sceglieva qualsiasi stoffa per la sorella, per mia madre invece no, ogni volta era una cosa perché mia madre quella non mi piace, quella non la voglio, non la voglio così, la voglio colà, era incontentabile, mentre la sorella invece no, andava bene qualsiasi faccenda, insomma, qualsiasi cosa. Allora, dunque, proprio in merito a questa, come dire, struttura del corredo, c'erano altre parti del corredo che venivano preparate? Come Come no? era Ah, strutturata come? sì. Anzi, ad una parte del corredo ho contribuito io stessa, perché durante le vacanze scolastiche, soprattutto quando ero molto piccola, all'elementare, venivo spedita dai nonni paterni. Cioè, io fino a 10 anni non ho conosciuto la famiglia di mia madre, esisteva solo la famiglia di mio padre, cioè siamo veramente al maschilismo all'ennesima potenza. E andando dai nonni paterni, ero lì da sola perché ovviamente mio papà lavorava, non aveva soltanto le ferie canoniche. E in questo piccolo paese venivo mandata anch'io a imparare a ricamare. Quindi alcune lenzuola del mio corredo sono state ricamate da me, le altre invece, quelle di lino finissimo con ricami pazzeschi, quelli sono stati fatti da mia madre e addirittura alcuni commissionati proprio perché dovevano essere dei ricami incredibili. Anzi, vedi, non ci ho pensato perché qualche lenzuolo avrei potuto portarlo anche qui, ma non ho voluto esagerare. E quelli stanno, questo non occupano molto spazio e dormono ancora negli armadi di casa mia, perché ovviamente anche quelli, figuriamoci se uno può usarli quotidianamente o metterli in lavatrice. E quindi c'era anche questa consuetudine, c'erano tutte le lenzuola, adesso non mi ricordo esattamente perché anche il numero era stabilito, dovevano essere tot paia di lenzuola e di lino, tot federe e così via, con un numero ben codificato che adesso io non ricordo sinceramente. C'erano altri oggetti che hanno fatto, hanno trascorso, come dire, anche tra generazioni che venivano portati, che lei si ricorda, tra appunto la famiglia di suo padre, le cose che erano emblematiche di questi passaggi generazionali, proprio legati agli oggetti, alla forma materiale della nostra. Sinceramente no, mi vengono in mente solo queste cose di tessuti, di confezioni, soprattutto per il letto, diciamo, questa era la cosa fondamentale che la sposa dovesse avere tutta questa serie di ah certo, c'erano gli asciugamani di lino, anche è vero, poi c'erano tutti le, anche le tovagliette della cucina, tutto ciò che in una casa ci deve essere di tessuto, doveva essere portato dalla sposa, doveva essere confezionato per la sposa. E quindi tutte queste cose venivano fatte in casa o ordinate da chi sapeva ricamare, confezionare, eccetera. Nel mio caso, moltissime cose, appunto, sono state fatte dalla mia mamma perché lei, ripeto, era molto, molto brava a farle. Come immagina adesso per concludere la vita di questa coperta in questo spazio che Ma io comunque. sono così felice che lei si trova qui in mezzo a tante altre cose belle e importanti per la storia e per la nostra memoria, che starà sicuramente bene, starà benissimo e io sono veramente strafelice e farà la sua figura. Comunque farà la sua figura. Questo certamente. Grazie mille, Grazie buonasera. a voi, ancora grazie, veramente grazie.